Intanto grazie a Loriano Machiavelli di averci aperto le porte di casa sua in un momento non facile per tutti. Stiamo vivendo questa pandemia. Ma questa pandemia è quasi un giallo? Ma questa pandemia è tutto, è il teatro dell'assurdo, è la storia, un romanzo dell'avvenire, un romanzo di fantascienza, è un romanzo giallo, perché quello che io chiamo Caronia virus potrebbe essere l'assassino. Certo. È un po' tutto quello, l'esperienza umana raggruppata in questo nostro tempo, in questi giorni che sono giorni veramente drammatici. Il paragone con la guerra non lo farei proprio perché fa ridere. Chi l'ha subita la guerra sa bene che c'è una bella differenza. Ecco, e quindi io non so cosa dirti. Di certo sta modificando il mio carattere, non solo il mio, quello di mia moglie, quello di mia figlia. Non siamo più gli stessi. Io mi accorgo di essere cambiato e spero di tornare quello di prima, perché adesso non mi piaccio proprio, Certo, sai, come sono adesso non mi piaccio. lo so, immagino. Beh, poi tutto questo malessere umano comprensibile probabilmente va a scemare, va a penalizzare quello che è la parte creativa, perché uno si sente più introverso in questo momento, quindi inventarsi anche qualcosa, eccetera, diventa ancora più Ma complesso. questo non lo so, in realtà in quel senso, nel senso della creatività, a volte la sviluppa anche, Sì, ci c'è una sono fasi reazione. alterne, ci sono dei momenti in cui sei prostrato, sei triste, sei abbattuto e allora non viene fuori niente. Nei momenti in cui ti arrabbi, ti ecciti e trovi invece delle soluzioni, io ho trovato delle soluzioni molto interessanti nel romanzo che sto scrivendo, proprio grazie a questa situazione. Io non racconto Certo. la storia di questo virus, non Però racconto, c'è. però questo mi stimola a trovare delle situazioni per i miei romanzi. Certo. Sei appena uscito con un tuo caro amico, un amico di tutti, con un libro, parlate di Minosse, ma chi è Minosse? Ma Minosse è un gatto anomalo, devo dirti che è nato per caso. In realtà volevamo scrivere un'altra cosa. Poi, come succede spesso nella letteratura, nel genere che frequentiamo, romanzo giallo, noir, la storia ha preso una piega che era imprevista. E allora l'abbiamo seguita questa pista ed è venuto fuori un racconto lungo, non è un romanzo vero e proprio, sono 120-130 pagine. Che ci piaceva già completo così. E in questa storia è entrato appunto per caso Minosse. Minosse è un gatto, come dicevo. Francesco ne ha tre di gatti, quindi. Però non sono come questo. Un gatto che, salendo dalla cantina, una vecchia casa come questa dove abito io, con un sotterraneo come ho io, con un luogo che si chiama Inferno nel sotterraneo, che molte case di un tempo avevano e nel quale Inferno, che è la parte più bassa della casa, tenevano a stagionare salumi, formaggi, eccetera. Spuntato da questo inferno, correndo su per le scale, fa quasi cadere la padrona di casa, la nuova padrona di casa, perché la casa era stata abbandonata da tanto ed era stata abitata da questi due personaggi, che sono uno scrittore, guarda caso, e la moglie. Bene, questo gatto fa quasi cadere e questa donna, che non l'avevo mai visto, questo gatto, lo chiama, viene dall'inferno, lo chiama Minosse di colpo, mandandogli qualche accidente, eccetera. In realtà poi, questa era la premessa, che doveva Certo. passare questo Minosse, non fermarsi nella nostra storia. In realtà poi abbiamo pensato di riutilizzarlo per creare delle situazioni ambigue e il gatto è
particolarmente adatto a queste Certo. situazioni ambigue, per cui lo ritroviamo su una grande quercia. Fra l'altro poi ti farò vedere la quercia che ho qui fuori, che è una quercia di 400 anni. Bella. Mi ha ispirato quella in parte, è una quercia stupenda, meravigliosa, 400 anni. Bene, torniamo in osso. L'abbiamo preso, su questa, l'abbiamo fatto salire su questa quercia, l'abbiamo messo in condizioni strane, in situazioni strane, per cui ci si chiede alla fine, ma che cosa sa questo Minos? Che sembra che sappia cose che gli umani mortali non sanno. E quindi è diventato in parte protagonista, assieme ai due personaggi di cui ti parlavo, dello scrittore e della moglie. Quindi ecco, questo è Minosse. Ed è una storia anomala per il genere che abbiamo sempre frequentato io e Francesco Guccini. E però è una storia che Piacevole. ci è piaciuta e va bene, l'abbiamo mandata via così. Beh, puoi scrivere con un amico, è sempre un gran bel stare bene insieme, insomma, quindi. Sì, quello che ci è mancato, ecco, vedi una cosa, ne parlavamo prima di questa situazione Sì. nella quale viviamo, è che ha modificato anche il nostro Sì. rapporto di lavoro con Francesco. Non sono più andato a Pavana, l'abbiamo fatto per telefono ed è molto diverso lavorare per telefono che guardarsi in faccia e dire cosa facciamo qui e poi ti guardi in faccia il tuo amico e aspetti. E allora, e soprattutto mancava il finale di questi nostri incontri, che sono quelli Che in rimangono. trattoria, da Mimmo a bere, a Sono le mangiare, cose che con rimangono. moderazione, perché Certo. come vedi non siamo. No, vabbè, quei aspetti piacevoli però. Aspetti piacevoli, gli aspetti che completano una giornata con soddisfazione, poi fra l'altro. Certo. Stai lavorando su un ripresentare, quindi una nuova vicenda di Sarti, questo personaggio che tu lanciasti tanti anni fa. Diventando soggetto televisivo che comunque sei stato forse il primo, No, non il primo, ma il ma fra secondo i di primi, sicuro. ecco, No, il a secondo di sicuro. creare Il questa primo, mi piace sì. di chiamarlo, era Qui Squadra Mobile di Felisatti e Pittorro, due, un ferrarese e un sardo. Ed era una bellissima Sì. situazione. Questo è stato il primo prodotto italiano. Poi sono venuti i vari tenenti Sheridan e poi è venuto Sarti Antonio. Beh, insomma, Sarti Antonio che è un personaggio che poi tra l'altro Carina ha interpretato credo in maniera splendida, non La poteva cosa esserci. più bella della serie, di tutta la serie Sì. che hanno girato, perché per la verità io sono stato molto deluso dalle storie che sono state tratte dai miei romanzi, storie che non hanno niente a che vedere con i Col romanzo miei stesso. romanzi, per cui va bene, ma io non sono responsabile, quindi io sono. E Gianni Cavina è stata la cosa più bella perché è stato veramente un Sarti Antonio straordinario, credibile. Sì, è vero, molto credibile, infatti Credibile, ma la questo. cosa è stato tanto credibile che io quando, dopo averli visti questi telefilm, mi rimettevo a scrivere romanzi, a un certo punto mi trovavo a battere sul computer, no, computer, ancora macchina, ancora macchina per scrivere, dove mi chiedevo, ma ce la farà Gianni Cavina A far a questo. scalare questo cancello? Ma cosa c'entra Gianni Cavina? Non c'entra niente, però era talmente credibile che lo Immedesimato lui. avevo identificato e ci ho messo un po' per venire fuori da questa situazione, Certo. perché non c'è niente di più deleterio che identificare il personaggio con una persona fisica, Certo. perché dopo sei finito. Dopo diventa un limite, fra virgolette, nel senso che è contingentato. Questo nuovo libro comunque riprende Sarti. Quando potremo gustarcelo e leggercelo? Ma io non credo, dovrei consegnarlo all'inizio dell'anno prossimo, non so se ce la farò perché anche questo è un altro limite, vedi, saltano fuori pian piano Le questi problemi. problematiche. Io mi metto lì a scrivere, però non sono tranquillo, non ho la disposizione, che prima era sempre una gioia mettersi a scrivere, adesso diventa invece una forzatura. Allora non so quando sarà finito, certamente però verso la fine del. Spero e mi auguro che sia verso la fine del 2011 Quindi questo. che ci sia, vabbè, nel 2021 Nel arriveremo. 2021. Beh, insomma, vediamo di
di arrivarci. Allora, noi stiamo rendendo virtuale questo Giallo Festival, come ti ho già presentato, e stiamo cercando di renderlo più possibile reale con queste interviste, con questi incontri, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi scrivere i gialli, sono parecchie persone che scrivono di giallo. Ne parlavamo in un'altra intervista dove è quasi brutto dare delle categorie ai libri, come succede nella musica, no? Quasi che dovessimo metterli in una scansia specifica nella libreria, eccetera, eccetera. La differenza fra giallo, noir, eccetera, grossolanamente lo sappiamo, però ci sono veramente tante sfumature che sono nel tempo cresciute, mentre una volta il giallo era più identificativo, era più chiaro. Oggi si rischia di passare da un romanzo al giallo con delle tinte noir, con un po' legal, eccetera, in maniera molto trasversale. È cambiato un po' proprio lo stile. Ma è cambiato tutto ed è giusto che sia così, perché la letteratura, se vuoi stare al passo coi tempi, devi cambiare, la musica cambia, la pittura cambia, perché non deve cambiare la letteratura? La suddivisione in generi non ha più ragione d'essere, c'è una commistione straordinaria. L'importante è scrivere delle belle storie, poi diamogli i titoli che vogliamo, ma semplicemente oggi, in particolare oggi, in questi tempi, una classificazione assolutamente Impossibile. inutile. A meno che non si tratti di un giallo classico con tutti i canoni previsti, allora lo metti lì, ma oggi è difficile che mentre scrivi una storia non ti capiti di entrare, che so, nel sociale. Che non ti capiti di entrare, per esempio, nella politica, che non ti capiti di entrare nell'economia, sono i pilastri della nostra Certo. società. Quindi, e poi, fra l'altro, un dato classico che è sempre esistito nel romanzo, nei grandi romanzi gialli, nei grandi romanzi, dei nostri capostipiti, da Scerbanenko per parlare dell'Italia, a Cendere, a Ammé per andare all'estero, a Simenon per andare in Francia. Tutti i grandi classici hanno sempre raccontato nei loro romanzi la storia della loro società, del loro mondo. Sì. Quindi noi continuiamo a fare questo. Certo. Anche perché oggi la televisione con la cronaca che ci racconta quando siamo a tavola, ormai è tutto un giallo, nel senso anche le trasmissioni che sono cresciute nel tempo proprio nell'andare a analizzare i grandi delitti, i grandi enigmi, eccetera, ormai è diventato quotidiano. Sì, è diventato quotidiano, ma superficiale. Sì. Parlo in particolare della Sì, televisione. È certo. superficiale, perché ti nascondono più che Sì. farti vedere, ti nascondono. Ti devono Io incuriosire ma non darti non ti soluzione. da, non, non solo ti assolvo, non ti suggerisce nemmeno Sì. ipotesi. E questo, secondo me, è sbagliato. La letteratura, l'arte in genere, deve suggerire. Deve suggerire, poi t'arrangi tu con la tua Certo. cultura ad aggiustare il tiro, però deve dare qualcosa, non puoi chiudere il libro e dire, beh, fine. Certo, assolutamente. No, non c'è fine, il romanzo è soltanto un inizio di percorso che si deve fare. Cito, perché io sono molto orgoglioso del mio mestiere, lo faccio non so con quali risultati, ma lo faccio con tanta... col desiderio di essere gradevole, di essere piacevole, ma di lasciare anche una traccia. Io ho scritto una trilogia, quella famosa dei misteri Sì. italiani, segreti poi, perché mistero non Sì. c'è. Ecco, quando uno ha chiuso il libro mio che si occupa della strage di Bologna o che si occupi della strage di Portella della Ginestra, o che si occupi di altri misteri, di altri segreti italiani, gli venga il dubbio che forse c'è qualcosa che non gli abbiamo detto, che non gli hanno detto, che non gli hanno raccontato. Ecco, questo, Lo allora stimolo ad magari andare va a oltre. vedere, Certo. come ho fatto io per scrivere il romanzo, sono andato a leggere, a vedere, a documentarmi. Per la strada di Bologna ho letto dei fascicoli che erano alti così, quindi Certo, è assolutamente. lì che c'è la verità, che c'è la verità, non è, che C'è la c'è. storia. La c'è soprattutto quello che è accaduto Sì, e sì, sì. ci sono, se uno legge in trasparenza, anche i nomi, Certo. seppure non citati. Molto bello quello che dici. Volevi leggere qualcosa? Hai detto prima? Ti piacerebbe? Volevo leggerti, però a questo punto bisogna che prendiamo qui il computer. Sì. Verso mezzanotte,
Maurizio sospese il lavoro per chiudere i vetri. L'aria si era raffreddata. I mozziconi di sigaretta traboccavano dal posacenere quando rilesse le ultime righe che aveva scritto. Ne fu soddisfatto. Salvò il lavoro, cliccò su Arresta il sistema e mentre il computer con calma si avviava a spegnere lo schermo, si stirò sulla sedia allungando le gambe sotto la scrivania. Proprio in quel momento la porta si spalancò con un lento cigolio, come sospinta dalla mano invisibile di uno spirito inquieto. Al rumore Maurizio si voltò e vide entrare, ronfante e miagolante, il gatto di casa. Qualche giorno dopo essersi insediati a Pietrapesa, Marta se l'era trovata fra i piedi, sbucando dalle scale di cantina veloce come un fulmine. E così aveva rischiato di cadere, un gatto magro, eppure sempre in movimento, tutto nero, come un tizzone d'inferno. Aveva detto subito Maurizio. Aveva una sola piccola macchia, un candido ciuffetto di pelo sotto il mento. Come quasi tutti i gatti, era riuscito a farsi adottare, accordando graziosamente ai padroni la propria presenza e compagnia. Nei pochi mesi di convivenza, quel minuscolo felino era diventato un animale che stazzava un discreto tonnellaggio, un soriano dalla testa tonda, dal pelame folto e lustro, gli occhi vivaci. Uno marron scuro e l'altro verdastro. Se Marta aveva osservato, non vedi com'è tutto nero, nero come un fochista di locomotiva a vapore. L'hai detto tu stesso, nero come l'inferno. Io lo chiamerei Minosse. Quale Minosse? Aveva obiettato lo scrittore prendendola in giro. Il Minosse re di Creta, marito di Pasife, che ha partorito il Minotauro, o Minosse dantesco, quello che. Stavvi Minosse orribilmente ringhia, esamina nel colpe, né l'intrata, giudica e manda secondo Cavinghia. Ecco, fine, questo deve essere il Minosse, poi sparire dalla circolazione. Invece è rimasto e ha continuato. Non sono un grande lettore di. Anche perché io leggo di solito solo con gli occhi e non con la voce. Senti, Errore clamoroso sì. perché. Loriano, noi ti ringraziamo intanto di averci ospitato, sei stato gentilissimo di aver dedicato a noi questo tempo. Un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo per i tuoi progetti a breve, che speriamo ce ne vengano tanti altri e, come dire, buona lettura a tutti, speriamo che la gente Sì, legga. buona lettura a tutti perché se leggete, intanto non vi fa male, è assodato dalla scienza, leggere non fa male. E poi soprattutto in questi giorni, in questi tempi, leggere è anche un modo come per evadere da questa cappa che ci opprime. Grazie a te per essere venuto fin qua e È un piacere. grazie a chi ci ascolterà e ci seguirà i nostri consigli. Grazie.